Bene, direi che possiamo cominciare. Sono le 9 e due minuti. Eh, se arriva qualcun altro ci, ci raggiungerà a strada facendo, ma tanto per, per il rispetto di chi si è già collegato, direi che, che possiamo cominciare. E vi do il benvenuto. Do il benvenuto a Mattia Ciprian di Modfinance. Eh, io sono Francesco Contin, sono il project manager di Tedi. Per chi non ci conoscesse, siamo il cluster dell'azienda ICT della regione Firenze e Giulia e abbiamo il compito di. E gestire, animare il cluster e rappresentare le aziende di, del settore ICT di, di tutta la regione. E, questa mattina, in un orario un po' insolito, per, per un webinar, abbiamo deciso, in accordo con Mod Finance, di fare un approfondimento sul tema uh, della salute d'impresa e degli aspetti finanziari della gestione delle imprese. E siamo all'interno del mese dell'educazione finanziaria, ottobre appunto è il mese eh, dedicato a questi temi. E sono temi eh, molto importanti e molti, molto delicati, e soprattutto eh, per quanto riguarda il, il nostro paese. E stavo rivedendo delle, delle classifiche, e, e come tutte le classifiche che riguardano i paesi europei, l'Italia è sempre nella seconda parte della, della gradatoria, soprattutto e in questo caso per quanto riguarda la consapevolezza e la conoscenza di termini finanziari e di e, appunto temi eh, legati. A, a quanto uh, Mattia ci, ci racconterà uh, questa mattina. E abbiamo fatto una riflessione rispetto al periodo in cui ci troviamo, un anno di pandemia ha toccato direttamente eh, all'interno la, la stabilità delle aziende e, ed è importante eh, per gli imprenditori, manager, per chi si occupa di, di finanza e di economia all'interno delle imprese eh, capire, eh, eh, avere consapevolezza e conoscenza di quelli che sono gli indicatori che possono dare dei segnali d'allarme o, o che possono essere eh, aggiustati e sistemati per permettere all'azienda eh, di lavorare in maniera serena e di pianificare eh, meglio il, il proprio futuro. E io lascerei subito la parola a Mattia, eh, a cui chiedo anche di, di presentarsi. Io dico semplicemente che è il CEO e il co-founder di eh, Monfinance. E, e gli lascio la parola. Per qualsiasi domanda e, e curiosità, abbiamo tempo alla fine. E potete o scrivere in chat oppure al termine, anche abilitare la, la telecamera e il, il microfono. Vi darò la parola se, se, se chiedete di poter intervenire, e lo facciamo in maniera molto uh, democratica e molto uh, informale, visto lo, lo strumento che che abbiamo a disposizione. Vi ricordo anche che eh, l'incontro di questa mattina è registrato, verrà mh, caricato poi in, in giornata sul nostro canale YouTube e vi verrà inviata uh, via mail ai partecipanti a chi si è iscritto all'incontro e un'email appunto con uh, le slide del relatore. Uh, Mattia, uh, ti lascio subito la parola. Sì, buongiorno e grazie, è davvero un piacere essere qua. <clears throat> Parto subito con la prima domanda. Vedo Mario che scrive se è possibile alzare il volume, a dire la verità, io ho sentito molto bene l'intervento. Quindi, se eh, mi dai conferma che, che tu senti me bene, probabilmente non è tanto un problema di, di strumento, quanto più forse del, del device utilizzato da Mario. Sì, io ti sento bene, ci siamo parlati anche poco fa. Eh, ah, ok, eh, bene, non... si sento ah, benissimo. Okay, allora. Perfetto. E allora, beh, allora um, prima di, di descrivere chi è Mod Finance e chi sono io, ma molto brevemente, fatemi dire che eh, sono davvero contento di essere qua a parlare di educazione finanziaria, un tema che mi sta molto a cuore, c'è una ignoranza eh, molto ampia in Italia sul tema. Eh, no, non lo faccio per puntare il dito contro nessuno, l'ignoranza nel senso che si ignora di cosa si sta parlando molto spesso e eh, economia e finanza sono due temi fondamentali della nostra vita, tanto quanto eh, saper fare di, 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 i calcoli, eh, la matematica e quant'altro. Quindi eh, bene che, che, il nostro, che il nostro paese abbia cominciato a fare educazione finanziaria, noi siamo molto molto contenti di, di, di dare il nostro piccolo contributo. Spero di rendere questa mezz'ora, ora che passeremo insieme, eh, sufficientemente chiara, perché eh, alle volte parlare di temi anche abbastanza complessi eh, risulta pesante, difficile, anche per chi, eh, per chi le, le, le cose le spiega e spero che quantomeno qualcosa vi rimanga. Eh, è il nostro piccolo seme in questo mese dell'educazione finanziaria. Come Mod Finance, che è un'agenzia di rating, ci siamo sempre battuti per la trasparenza. Eh, se avete mai avuto a che fare o avete letto eh, di rating, eh, saprete che eh, al rating è sempre stato associato un certo allone di mistero. Eh, Mod Finance l'abbiamo fondata nel 2009, eh, subito a ridosso della, della grave crisi che c'era stata nel 2008, anche a causa delle agenzie di rating e di conseguenza non poteva non nascere eh, la società sotto un, un auspicio che era quello di rendere le, le informazioni e le valutazioni fatte dall'agenzia di rating estremamente trasparenti. Come diceva Francesco, io sono eh, l'amministratore delegato e il co-founder di, di Modfinance. Modfinance è un'azienda che fa parte del DTD. Uh, abbiamo la sede operativa, la sede legale anche eh, principale a Trieste, e poi abbiamo due sedi operative a Padova e a Milano. Uh, comincerei questa mia presentazione eh, in modo molto, molto semplice, ovvero raccontandovi innanzitutto che cos'è un'agenzia di rating. Vi ho detto che Modfinance è un'agenzia di rating dal 2015. Essere agenzia di rating significa uh, avere un, un authority, un regulator. Che è ESMA. ESMA è sostanzialmente la console europea. Il nome lo dice infatti: European Security and Market Authority, quindi l'autority europea che regola i mercati. E eh, perché eh, ESMA eh, fa da alle l'agenzia di rating e perché le agenzie di rating devono essere regolate da ESMA, per un motivo molto semplice. Le valutazioni di un'agenzia di rating sono relative alla qualità eh, del soggetto valutato. Generalmente si parla di aziende. Ma potrebbe essere uno strumento finanziario, così come potrebbe essere addirittura qualcosa legato al mondo eh, governativo, mh, da pubblica amministrazione, potrebbe essere il rating di una, gente, di una, di una regione o addirittura il rating dello Stato. Eh, molto spesso, anzi, forse il, è il motivo più, eh, più chiacchierato, quello del rating eh, sovrano. Quindi, eh, poiché le agenzie di rating esprimono una opinione, lo vedremo più tardi. Ehm, ESMA è tenuta a garantire che l'opinione sia espressa eh, priva di vincoli, vincoli che possono essere, ad esempio, conflitti di interesse. Questo è il, è il maggiore dei, 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 dei potenziali vincoli. Quindi, le agenzie di rating devono essere veramente libere di esprimere la loro opinione al di là del conflitto di interessi, e vi assicuro che questa è la cosa più importante che ESMA va a controllare. Dopodiché, Uh, altra cosa importante è che uh, le agenzie di rating si dotino di procedure per la valutazione che siano riconoscibili, controllabili, valutabili e quindi noi, come le altre 20 e più agenzie di rating europee, eh, sottoponiamo ad ESMA. Uh, facciamo gli esami ogni anno, sottoponiamo ad ESMA quello che è stata l'attività la, dell'agenzia nel corso dell'anno ed ESMA valuta anche la qualità delle metodologie utilizzate per dare delle valutazioni. Cerco di banalizzare. Noi diamo un voto come se fossimo a scuola e uh, diamo 10 ai bravi e 4 ai sommari. È chiaro che se dopo un anno... Uh, ad esempio, vediamo che sono in corso in problemi, ad esempio fallimenti, le società alle quali abbiamo dato 10. Probabilmente il nostro metodo di valutazione non è accurato. Probabilmente è più probabile, dovrebbe essere più probabile che falliscono le aziende alle quali abbiamo de dato dei sommari, ovvero 4, 3, 2, 1. <coughs> Quindi, sostanzialmente, ESMA ogni anno fa una validazione delle metodologie di rating e anche questo è un modo per garantire il mercato sulla qualità delle eh, eh, valutazioni delle agenzie stesse noi eh, come vi dicevo siamo agenzie di rating dal luglio del 2015 e poi come vedrete ModFinance è anche una fintech perché produce soluzioni tecnologiche nel mondo della finanza anche sulla parola fintech dovremmo spendere e un po' abbiamo speso nei webinar precedenti ma dovremmo spendere un'altra ora per eh, raccontare questo mondo quindi il rating, che cos'è eh, soprattutto in chiave societaria? È l'opinione espressa da un'agenzia come la nostra sul merito creditizio di una società. Ovvero, si va a vedere se l'azienda la, è in grado di far fronte agli impegni che si è preso verso finanziatori e fornitori. Quindi un rating sostanzialmente attesta l'affidabilità creditizia e diventa una sorta di Uh, patentino di quasi di cartina di tornasole della qualità dell'azienda anche verso fornitori e, um, e chiaramente permette di accreditare l'azienda verso potenziali finanziatori, eh, siano essi eh, la banca stessa fino a finanziatori esterni, anzi spesso le rating, soprattutto negli ultimi anni, è lo strumento eh, dell'IT per presentarsi alla, al mondo della finanza alternativa e quindi con finanziatori che non siano necessariamente bancari. È chiaro che il rating può essere utilizzato anche come strumento di autovalutazione, cioè l'azienda la, si dota di, di un rating per fare autoanalisi, cioè un terzo che ti individua punti di forza e di debolezza e di conseguenza poi tu puoi fare i compiti a casa. Quindi si valuta la solidità dell'azienda. Eh, la consapevolezza del proprio stato economico-finanziario, si identificano eventuali e eh, potenziali elementi di rischio e poi è importantissimo anche il monitoraggio, perché il rating non è una fotografia statica, ma è un film che eh, scatta delle, delle istantanee eh, giorno dopo giorno per eh, controllare che il livello eh, valutato inizialmente venga mantenuto o sperabilmente anche aumentato nel tempo. È chiaro che poi questo, questo rating eh, instaura, fa partire una sorta di ehm, eh, autoalimentazione eh, positiva delle, delle azioni compiute, tant'è che poi può portare addirittura al miglioramento delle prestazioni dell'azienda e l'accesso al credito. Come vedrete, eh, anche era il titolo di questo webinar, no? Del, una sorta di controllo dei KPI, tutte le aziende molto spesso hanno un'idea molto precisa della qualità di ciò che producono, sanno ben confrontarsi in termini di prodotto con i propri competitor. Uh, non tutti fanno controllo di gestione, ok? E uh, anche per la, parte, per la parte produttiva, sicuramente molto, molto pochi sono gli imprenditori o comunque i, le, le aziende che... E soprattutto se parliamo di, di PMI ovviamente, eh, che controllano, sanno valutare la qualità economico-finanziaria della propria azienda. Io dico sempre che in epoca di eh, Industria 4.0, un'azienda metalmeccanica sa esattamente quanti bulloni monta su una macchina, ma non sa qual è la marginalità nella produzione di quella macchina. Quindi uh, il, il rating che poi va a vedere principalmente degli, e non, non esclusivamente ma principalmente degli indicatori economico-finanziari uh, è sicuramente uno strumento utile per autodiagnosi. Infatti che cosa valuta il rating? Ho detto soprattutto dati quantitativi. Si va a vedere i dati di bilancio, dati di bilancio che siano essi depositati, interim o forecasted, nel senso i, i business plan, e, e si va a vedere quindi alcune cose che mh, vi spiegherò più tardi perché comunque fa parte della, della giornata oggi formativa. Quindi andiamo a vedere che cosa significa solvibilità, liquidità e redditività. Ma soprattutto ci sono dei benchmark, quindi si va a benchmarkare l'azienda nei confronti delle eh, società che, eh, che, hanno, che sono simili, che fanno lo stesso tipo di produzione, magari operanti nello stesso paese e settore. Questo però è uno degli aspetti, si vanno a vedere poi almeno. Altri due aspetti, ovvero dati andamentali. Quindi, naturalmente, non solo eh, le, le cosiddette negatività, ovvero se l'azienda è stata protestata, in corso in procedure concorsuali, insomma, cose abbastanza gravi, queste, come potete immaginare, ma si va a vedere anche quello che è il rapporto tra l'azienda e il sistema finanziario. Quindi si va a fare l'analisi di quella che viene chiamata centrale rischi, della quale anche parleremo più tardi. Fondamentale, poi, è l'analisi qualitativa, che viene svolto. Viene svolta da eh, uno o più analisti. Generalmente, un rating poi viene è una, è una scelta collegiale che eh, coinvolge un team di analisti e eh, l'analista leader che conduce l'analisi va a guardare a tutti gli aspetti qualitativi che possono avere un impatto sullo stato di salute dell'azienda, quindi eh, la governance. Eh, adesso si fa un gran parlare di governance per i temi ESG ma noi come agenzia di rating abbiamo sempre guardato alla, alla governance dell'azienda per, per vedere se le procedure messe in piedi dall'azienda siano tali da garantire la sopravvivenza e eh, l'operatività dell'azienda negli anni a venire si va a vedere i trend di settore si cerca di comprendere anche la qualità del settore eh, dico sempre eh, un rating espresso a BlackBerry, giusto per non farlo miei cognomi, qualche anno fa, guardando esclusivamente dati quantitativi, sarebbe stata una AAA se mai esistesse. <coughs> Dico questo perché eh, BlackBerry, ricordo, aveva un totale dell'attivo pari al patrimonio netto, il che significa in soldoni che non aveva debiti. Era un'azienda estremamente, estremamente solida da un punto di vista eh, bilancistico, ma chiaramente era un'azienda che non aveva fatto un passo tecnologico tale per adeguarsi. Alle eh, le tecnologie che stavano arrivando. Quindi era un'azienda che poi è passata praticamente per un default o quasi default. Eh, si vanno a vedere notizie che possono avere impatto sull'azienda, si va a vedere dove l'azienda opera, in quali paesi. Eh, faccio un, un esempio di qualche anno fa: eh, c'erano aziende molto esposte eh, verso l'Iran, poi, nel, nell'epoca pre trumpiana poi è arrivato Trump. L'Iran è stato messo in blacklist, quelle aziende si sono ritrovate con il 70-80% dei, dei propri ricavi a, a rischio. Quello sicuramente è un effetto che deve essere valutato da un'azienda, da un'agenzia un di rating relativo alla capacità di sopravvivere da parte dell'azienda. <coughs> Scusate, ho anche un po' di tosse, quindi abbiate pazienza. Quindi si va a vedere eventuali rischi geopolitici eh, su, che, che, che si esprimono sulla società. Qual è il risultato finale del rating? Il rating viene espresso in una scala che deve essere facile da leggere, facile da interpretare. Tutti noi, agenzie di rating, utilizziamo numeri e lettere. Generalmente, questa è la, la spannometrica: dice ehm, l'A è meglio della B, generalmente, e se c'è un 1, è meglio del 2. Okay, quindi eh, diciamo che c'è una sorta di ranking eh, che viene utilizzato per eh, la valutazione delle, e classificazione delle aziende. Che cosa è importante quindi per l'autovalutazione della salute dell'azienda? Ve l'ho già detto, la, lo, lo, sono i prossimi eh, step che andremo a vedere. Si può vedere l'analisi dei dati di bilancio, l'analisi della centrale dei rischi. La centrale dei rischi è quello strumento che descrive quello che è il rapporto fra l'azienda e il sistema finanziario italiano, soprattutto le banche, anzi esclusivamente le banche. L'analisi di clienti e fornitori, perché molto spesso un'azienda può essere sana, ma i, i, i rischi vengono da fuori, dall'esterno. E poi andremo a vedere gli indici della crisi d'impresa. Perché? Perché è stato introdotto il codice della crisi d'impresa, avrebbe dovuto entrare in vigore, adesso vado a memoria probabilmente addirittura marzo dell'anno scorso, poi settembre di quest'anno, in realtà è stato rimandato a maggio del prossimo, ma prima o poi arriverà e tutte le aziende si dovranno adeguare. Se avremo tempo poi vi racconterò anche qualcosa di più su questo tema. E quindi partiamo dall'ABC, ovvero come fare analisi di bilancio per autovalutazio autovalutazione. Il bilancio, per quanto eh, uno strumento tutti dicono, statico, eccetera, ma in realtà rimane una fonte primaria di informazioni. Quando si parla di autovalutazione si ha anche un vantaggio, non si è legati all'analisi di bilancio depositato, perché è un altro dei problemi dei bilanci è che molto spesso vengono considerati vecchi. Cosa significa vecchi? Significa che se un'azienda lo chiude il bilancio al 31-12 ed è bravissima e fa tutte le cose entro. Eh, aprile-maggio affinché il bilancio sia chiuso e depositato poi la camera di commercio si prende un po di tempo per renderlo disponibile se siamo veramente bravi passano sei mesi dalla chiusura del bilancio quindi da un'informazione economico-finanziaria alla disponibilità del bilancio molto spesso la media è nove mesi quindi i, bilanci, i primi bilanci si ottengono verso settembre capite che operare con un'analisi di bilancio con un bilancio che è già vecchio di nove mesi è un deficit, ma nel momento in cui si parla di autovalutazione, questo non è più un, un, un vincolo, in quanto il bilancio lo posso produrre mensilmente e quindi mensilmente posso controllare quello che è il mio stato di salute. E principalmente cosa devo andare a, eh, a guardare? Le aree di valutazione sono principalmente, cioè sono volte, eh? ma diciamo principalmente tre poi qua adesso stiamo semplificando stiamo, una, eh, stiamo prendendo una tipologia di analisi che è quella che viene chiamata analisi per indici non parleremo di analisi dei flussi di cassa almeno non adesso non parleremo un po' più avanti eh, cercavo di portarvi una sorta di diva de mecum affinché possiate eh, da domani farvi un'autoanalisi in modo eh, eh, veloce e quantomeno è, è, è il più accurato possibile c'è cioè un'analisi patrimoniale, quindi si va a vedere il livello di indebitamento dell'azienda, un'analisi della liquidità, quindi quanti, quali sono e eh, si monitora le risorse eh, disponibili eh, dell'azienda per il breve termine, e poi la redditività, ovvero la creazione di margini. Anche nella creazione di margini si va a vedere eh, qual è eh, un livello adeguato. Cercheremo di capire questo. Chiaramente un'azienda ha un buon rating quando ha ottime performance. E ha soprattutto un buon equilibrio fra le parti. Quindi non è importante un'azienda che ha grande eh, equilibrio patrimoniale, ma ad esempio ha scarsa redditività o scarsa liquidità. Noi quello che andiamo alla ricerca è l'equilibrio tra le parti. E partiamo quindi dagli indici patrimoniali. Questi misurano principalmente uh, l'indebitamento, il livello di indebitamento di un'impresa. Questi che vedete sono quelli che noi guardiamo in modo uh, particolare. Allora, dovete sapere che eh, è molto incentrato sul patrimonio netto, perché anche da codice civile il patrimonio netto è eh, quella voce che garantisce i eh, creditori. Okay? Quindi più l'azienda è, eh, è cicciona, più ha patrimonio netto, più questa azienda è, ehm, è sicuramente solida. E quindi andiamo a vedere due indicatori di indebitamento. Il primo è quello che chiamiamo leverage eh, totale. Tale. Quindi andiamo a vedere il rapporto fra tutti i debiti e il patrimonio netto. Giusto per fare un breve recap del bilancio. Uh, il bilancio ha stato patrimoniale e conto economico, okay, poi la nota interattiva del rendiconto finanziario. Ma principalmente stato patrimoniale e conto economico. È stato patrimoniale a due colonne. Queste due colonne descrivono la prima dove ho uh, investito i soldi nella mia azienda. La seconda colonna mi dice eh, chi i soldi me li ha dati. I soldi in azienda hanno due uniche fonti, o ce li ha messi il socio, gli imprenditori, i soci, o ce li hanno messi terzi, e quel terzi è generico. Ora, la somma di i soldi che ci ho messo io, che si chiamano patrimonio netto, è la somma di tutti i debiti, debiti contratti verso lo Stato, eh, verso le banche verso i finanziatori, verso i, i fornitori, okay? quindi la somma di tutti i debiti, eh, quindi dicevo il patrimonio netto per la somma di tutti i debiti mi dà il totale dell'attivo, ovvero la somma di tutta la colonna. Quindi se prendiamo il totale dell'attivo, a questo togliamo il patrimonio netto, rimangono tutti i debiti di qualsiasi natura, confrontati col patrimonio netto mi danno il leverage, è anche quello che viene chiamato debt equity. Ora, in media un'azienda italiana... Purtroppo vengono sempre dette le aziende sono sottocapitalizzate, ha un, un leverage che va da 3 a 4. Diciamo che i risultati migliori stanno tra 0 e 2. Quindi da domani vi, vi invito a fare un po' di, di calcoli in casa. Se ci stiamo allontanando molto da quel 4 che vi ho detto di, di media, attenzione perché vuol dire che siete fortemente, fortemente sottocapitalizzati. Poi c'è un altro indicatore che guarda non a tutti i debiti, come abbiamo fatto finora, ma solamente i debiti finanziari. Quindi, se prendiamo i debiti i contratti verso banche e finanziatori e li confrontiamo al patrimonio netto, anche questo è un indicatore eh, importante. Generalmente, e qua stiamo parlando di rule of thumb eh, spannometricamente, questo indicatore dovrebbe stare sotto A1. Eh, chiaramente, più è basso, meglio è, e è più, più alto, peggio è. C'è un altro eh, indicatore che qua non ho riportato ma che viene utilizzato ad esempio nel mondo bancario, ed è il rapporto fra eh, EBITDA e PFN. Um, per chi non è avvezzo a questi nomi, l'EBITDA praticamente è il margine operativo lordo. Okay? Um, prendetela per buona. Uh, qualche professore di finanza mi direbbe che non è corretto, ma... Per, prendiamola per buona. E il margine operativo lordo significa eh, il risultato dell'esercizio che è una delle macro voci del conto economico sommato a eh, ammortamenti e eh, svalutazioni. Questo valore viene rapportato alla PFN, ovvero alla ehm, posizione finanziaria netta, che è la somma dei debiti finanziari, che qua vedete, al netto della cassa. E auspicabilmente, questo valore è basso o negativo, addirittura quando ho più cassa che debiti finanziari. Perché viene fatto quindi Mol su PFN? Si va a vedere uh, a quanto a qual è il rapporto o PFN su mol, poi alla fine, ok. Si va a vedere a quello che è il rapporto eh, tra i due valori perché una banca solitamente ti concede denaro dicendo. Se hai una marginalità che è almeno cinque volte, eh, scusate, una marginalità che è un quinto della PFN, vuol dire che in cinque anni, se io ti do dei denari, tu mi restituirai il. Uh, I denari che ti ho prestato, ok? Questo è grosso modo. Quindi quel rapporto solitamente deve essere pari a 5 o a un quinto, okay? uh, Come valore massimo o minimo, uh, a seconda uh, di, come, di come lo costruiamo, PFN su EBDA o EBDA su PFN e questo è eh, sicuramente un altro termine di paragone. Uh, scusate. Andiamo poi alla, eh, agli indici di, di liquidità. Gli indici di liquidità, qua ne ho riportati due facili da calcolare, in realtà ce ne sono molti, molti, molti che meriterebbero una, una eh, valutazione, ma sono molto facili da calcolare questi. Abbiamo attività correnti su passività correnti, anche qua sostanzialmente si va a vedere allo stato patrimoniale, si va a vedere tutto ciò che è attivo corrente, che è una della macrovoci della... Eh, della parte sinistra dello stato patrimoniale rispetto alle passività correnti. Praticamente qua significa quanti soldi. Adesso eh, prendetela sempre con le pinze, eh, quanti soldi devo incassare rispetto ai soldi che devo pagare. È chiaro che questo rapporto deve essere maggiore di 1, sicuramente, un valore buono è tra uno e mezzo e due e mezzo. Poi chiaramente anche questi valori dipendono fortemente dal settore, il cui crescio. Anche questo è importante, soprattutto per le, le società eh, commerciali e industriali. È simile al current ratio ed è attività correnti meno le rimanenze, ovvero si, si scorpora il magazzino e rispetto alle passività correnti. Uh, io questo, questo ratio, quando faccio lezioni, lo chiamo il knocking ratio, ovvero. Significa che se qualcuno viene a bussare alla vostra porta, voi dovete essere in grado di rispondere correttamente. Cioè, attività correnti meno rimanenti sono davvero i soldi che voi dovete pagare. Le passività correnti sono i soldi che dovete incassare, ad esempio, dai vostri clienti. Um, chiaramente questo indicatore deve essere almeno pari a 1, perché se qualcuno viene a bussare alla mia porta, devo avere la possibilità di bussare alla porta di qualcun altro eh, per, per poter eh, pagare. Quindi è chiaro che attività su passività deve essere almeno 1. Andiamo poi agli indici di redditività, ne ho riportati due eh, importanti, ROI e ROE, ehm, con una, alcune definizioni che sono abbastanza classiche, cioè ROI definito come margine operativo netto sotto totale attivo, eh, magari questo a volte viene chiamato anche ROA, e eh, è chiaro che questo indice deve essere eh, maggiore di zero, ok? E sicuramente maggiore... In questo, in questo periodo di tassi bassi, insomma, dovrebbe essere quantomeno maggiore dell'1-2%. Okay? Uh, generalmente viene detto che deve essere maggiore del tasso di interesse pagato verso le banche. Il ROE, altro indicatore importante perché è l'indicatore dell'imprenditore, ovvero l'imprenditore che mette un euro in azienda, vede nel ROE il rendimento di quell'euro. Perché? Perché si va a vedere l'utile probabilmente non la perdita eh, di fine anno, quindi l'ultimo valore dopo aver pagato eh, le, le tasse, okay? dopo aver pagato le imposte, e, ed è rapportato al patrimonio netto. È chiaro che quando questo indicatore è 4-5% significa che il, il capitale investito nell'azienda ha reso un 4-5%. Anche qua chiaramente più alto è questo ROE, meglio è. So, a San dir che entrambe devono essere quantomeno positivi. Ok? Ora, permettetemi, forse ho, ho banalizzato, ma è anche un po' l'intento di queste lezioni, cioè cercare di dare una sorta di vademecum del cosa guardare per potersi costruire un rating. Che cosa fa un'agenzia di rating? Prima di arrivare al rating passa per un credit score, che è un punteggio sulla qualità economico finanziaria di un'azienda. Come viene fatto? Esattamente come vi ho raccontato, ovvero si vanno a calcolare indici. Eh, chiaramente l'analisi la, la, può essere anche eh, parecchio ampia e complessa. Ci vanno a vedere indici, e, eh, cassa generata e quant'altro, e poi si va a dare una valutazione in modo molto simile alla agenzia di rating che dà un rating, anche in questo caso so solitamente si attribuisce una classe e molto spesso una probabilità di default, ovvero la probabilità che la società vada incontro a uh, un fallimento, ad esempio, ok? A quello che il cosiddetto default. Uh, cosa importante da sapere perché anche le banche valutano le aziende nel medesimo modo e traggono una probabilità di default dalle valutazioni fatte. Le banche inoltre ci aggiungono l'analisi della centrale rischi. Che cos'è la centrale rischi? Allora, facciamo un... Anche qua eh, chiedo sempre a chi è eh, un po' più esperto di avere pazienza se banalizzo alcuni concetti, ma eh, cerco di renderli facilmente inter capibili, interpretabili da chiunque. Centrale Rischi è un gran calderone di dati, un gran database nel quale che viene alimentato dalle banche. Quindi cosa succede? Che la Mattia SRL va a chiedere un finanziamento alla banca, gli chiede 50.000 euro, la banca fa l'analisi del rating, tra l'analisi del rating include anche l'analisi della Centrale Rischi, di cui vi parlo più tardi, um, una volta che decide di darti quel finanziamento, quel finanziamento non è, eh, l'informazione non rimane esclusivamente privata fra te e la banca, ma la banca la comunica a tutto il sistema bancario italiano, perché è un sistema informativo della Banca d'Italia, la Centrale Rischi. Quindi la banca che vi ha dato un finanziamento contribuisce dicendo guardate che Mattia SRL ha preso 50.000 euro di debito. Okay? e magari dice anche ha prestato queste garanzie. Chiunque poi, eh, altro soggetto bancario, eh, venga interpellato dalla Mattia SRL, quindi vado dalla banca numero 2, gli dico senti mi dai un finanziamento, la banca numero 2 fa l'analisi del bilancio, eccetera, va a vedere la centrale rischi e vede il, il, il finanziamento da 50.000 euro. Non solo vede quel finanziamento e quindi se poi si fa... Le sue, i suoi ragionamenti se eh, il debito totale finanziario assunto dall'azienda è sostenibile o meno, ma va a vedere anche se la Mattia SRL ha rimborsato nel mentre le rate in modo opportuno senza incorrere in nessun tipo di problema del quale raccontiamo più tardi. Quindi la centrale rischi è un sistema al quale le banche accedono nel momento in cui chiedete un finanziamento e che eh, contribuiscono ad alimentare quando voi siete clienti di una banca. Lì dentro ci va a finire ogni rapporto di credito o garanzia che sia superiore ai 30.000 euro, cioè tutto ciò che sta sotto non entra in centrale rischi. Um, chiaramente la topologia dei rapporti sono solamente di, di, di credito in essere e si va a vedere appunto lo stato dei rapporti, se sono eh, in regola o meno, se sono state registrate delle anomalie. Cosa viene censito? Vengono censiti i crediti per cassa e i crediti di firma. Anche qua non, non, non perderei tempo sulle forme tecniche, okay? Comunque vengono censiti i crediti, i, i prestiti dati dagli intermediari finanziari. Vengono censite le garanzie ricevute, eh, reali o meno, e poi vengono eventualmente registrati i contratti derivati eh, finanziari, ok? Quindi negoziati fuori dai mercati eh, regolamentati. Andiamo però a quello che è la parte più importante, non tanto cosa viene censito, ma come si legge questa centrale rischi. In realtà, ah, una cosa importante, come si ottiene? Eh, ognuno può vedere la propria centrale rischi, questo è importante e fondamentale. Come si fa? Semplice: vado su Google e scrivo Centrale Rischi, Banca d'Italia, Speed. Perché aggiungo Speed? Perché il socio, l'imprenditore, il rappresentante legale dell'azienda dell può accedere a un servizio web eh, messo a disposizione da Banca d'Italia, fa login con Speed, quindi viene riconosciuto e credo che vi sia un... Ehm, uno scambio di informazioni fra banca d'Italia e registro delle imprese perché vieni riconosciuto con i tuoi poteri quindi uh, Mattia Cipriano amministratore delegato della Mod Finance SRL quindi sei titolato a eh, chiedere la, propria, la tua centrale rischi la centrale rischi della tua azienda e semplicemente con un clic scarichi la centrale rischi ottenete un file tutt'altro che facile da leggere sono eh, decine poi dipende dalla storia dell'azienda potrebbero essere centinaia di pagine PDF di tabelle, 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 tabelle. Quindi generalmente un esercizio molto difficile è quello legge, di leggere la centrale rischi, tuttavia lì avete tutto con un grande livello di dettaglio. Ad esempio, c'è, cioè, qua, qua, qua abbiamo riportato una delle righe della tabella, no? in cui si fa parte, ci fa, si va a vedere rischi eh, autoliquidanti, che sono censiti, con una resi eh, durata residua fino a un anno qua sono anticipo su fatture, ok? tipo di attività, lo stato del rapporto importante, qua dice eh, rapporti, eh, rapporto non contestato sostanzialmente, Ok, eh, non ci sono crediti scaduti o sconfinanti, quindi attenzione che nel momento in cui ci fosse qualcosa la banca lo segnala e poiché eh, è rare e umano, potrebbe anche essere che la banca ha sbagliato. A, far, a fare la segnalazione di un rapporto, e quindi ehm, è importante guardare la centrale rischio anche per controllare che sia tutto ok. Cioè nel momento in cui voi sapete di essere puliti verso il sistema bancario, controllare la centrale rischio è fondamentale per essere certi che non sono stati fatti degli errori. In più si va a vedere, se eh, guardate la, seconda, la, la colonna successiva, se c'è un tipo di garanzia, in questo caso c'è assenza di garanzia reale o privilegi, e poi si va a vedere l'accordato e l'utilizzato. Accordato e utilizzato sono rispettivamente la l'ammontare di credito erogato all'impresa e l'utilizzato è quanto il fido utilizzato dall'impresa stessa, d'accordo? Che cosa si va a controllare in una centrale rischi? Beh, innanzitutto che non siano state registrate inadempienze, e... Poi da, dal primo di gennaio anche la definizione di probabilità di default è cambiata, quindi è molto molto importante che non, non siano state registrate inadempienze. Uh, che non ci siano stati sforamenti di FIDO, cioè io ti ho dato, uh, ti ho accordato 100, ma tu utilizzi 120. Questo chiaramente è un segnale di difficoltà e che non siano state segnalate sofferenze. Okay, che è una eh, situazione di grave e prolungata insolvenza. E quindi il credito viene considerato non recuperabile eh, dalla banca. Noi, ad esempio, andiamo a calcolare anche la tensione finanziaria. Perché è se è vero che eh, l'utilizzato non deve superare l'accordato, c'è una regola aurea che dice che l'accordato e l'utilizzato devono stare in una regola in un rapporto di 3 a 4. Okay? <ride> quindi, anche se potenzialmente il cliente potrebbe utilizzare il 100% del Fido si consiglia di non superare mai la soglia del 75% perché viene considerata più probabile l'ipotesi di sconfinamento. Questo lo dico anche perché molto spesso le, le aziende lavorano con più banche e magari hanno eh, fidi aperti su più linee, con banche diverse e se non c'è un tesoriere eh, o qualcuno attento. A controllare dove vengono fatte certe eh, accrediti o, o a debiti, ok? Potrebbe essere che tu vai in tensione finanziaria, pur se nella complessità della, ehm, della tua centrale rischia in realtà tu sei eh, tranquillo e stai operando bene, ma non eh, creare tensione finanziaria anche con la singola banca, quindi avere un tesoriere. Nel caso in cui questo vi serva, che vi eh, eh, guida l'utilizzo delle linee di fido, è assolutamente fondamentale. Chiuso la centrale rischi, anche perché il tempo corre, e poi vorrei lasciare almeno 10 minuti per le, per le domande, eh, e poi chiudere almeno in tempo per le 10. Un terzo fattore di rischio è l'analisi di clienti e fornitori. Perché? Perché capite bene che un'azienda che fattura 10 milioni. Ma 10 milioni di crediti è un'azienda che ha delle difficoltà. Quindi non bisogna guardare semplicemente alla produzione di ricavi e conseguentemente alla loro marginalità, ma anche alla capacità di incassare quei soldi. Eh, non tutte le aziende, soprattutto le PMI, eh, hanno un credit manager, ma men che meno un CFO. E il, il, il compito del credit manager sarebbe appunto quello di controllare che non vi siano degli scaduti eccessivi. Qua abbiamo però introdotto anche i fornitori, che è tanto più importante la valutazione dei fornitori quanto più grande l'azienda. Le aziende grandi, pensate ad esempio alle eh, multinazionali, spesso non falliscono. Per eh, mancata eh, o per scarsa attenzione al, al livello di qualità dei propri clienti. Anzi, talvolta hanno proprio dei clienti che non possono fallire, ma possono fallire per problemi di fornitura. Ormai tutti producono just in time, tutti si approvvigionano eh, molto spesso con, nel breve termine, ok? Di conseguenza, avere un fornitore, magari strategico, col quale anche puoi essere in rapporti da anni, ma che dall'oggi al domani ti interrompe la fornitura, chiaramente questo ti dà un problema di produzione. Quindi, l'analisi di clienti e fornitori, che è poi quella che in termini tecnici viene chiamata analisi del working capital, della qualità del working capital, diventa assolutamente vitale. In questa slide, vedete come noi, ad esempio, aiutiamo le multinazionali a fare una valutazione dei propri fornitori. Le multinazionali, come vi dicevo, eh, prestano più attenzione a questo aspetto che se non all'analisi dei clienti. E ehm, come vedete in, questa, in questa, eh, questo disegno colorato, okay, che forse vi dice poco, sostanzialmente che cosa si va a vedere? Due, eh, sono indicati tre fattori, ma due fondamentali. Il primo è il rischio, il, il, lo, il credit score. È vero che si sta parlando sempre di credit score, ma in realtà si sta parlando di qualità aziendale. Okay? Quindi indipendentemente che poi il rating, lo score venga utilizzato mediamente per l'analisi del rischio di credito, in realtà sono degli indicatori di qualità aziendale e quindi uno dei due, che è questo ad esempio la probabilità di default, è, ehm, viene riportato in tabella. Dall'altra parte abbiamo il peso della fornitura previsionale sul totale. Cosa significa? Significa che un, che un fornitore che è qua è un fornitore strategico. Eh, I pallini, a dire la verità, sono quelli che vengono chiamati vendor rating, ovvero si va a fare anche un'analisi qualitativa del rischio del fornitore. Ora, capite che qua abbiamo un fornitore estremamente strategico, con un rischio elevato di fornitura e anche con un buon rischio di default per non parlare di tutti questi. Ora, se questi fornitori saltano, l'azienda stessa va in difficoltà. Quindi guardare ai propri fornitori è fondamentale per non interrompere la catena produttiva e qualora si rilevasse una difficoltà, si dovrebbe andare a intervenire calmirando quel rischio, magari trovando o un fornitore altrettanto valido da affiancare al fornitore storico, Oppure alle volte si sì, aiuta il fornitore a superare la propria crisi finanziaria, che ne so io, ad esempio facendo quello che viene chiamato reverse factoring, ovvero finanziando il fornitore pagandogli prima le, le fatture, eccetera. Poi questo sarebbe un tema estremamente importante e che richiederebbe tempo. Più banale, l'analisi della clientela. L'analisi del credit score dei, dei clienti si è sempre fatto quello che dovreste essere tutti voi tenuti a fare, anche con strumenti molto molto semplici, è guardare alla distribuzione del rischio nel vostro portafoglio clienti. Qua abbiamo una, uh, un portafoglio di un nostro cliente preso a caso, eh, valutato con la nostra metodologia More Score, More è il nome del nostro algoritmo di, di analisi del rischio di credito, sta per Multi Objective Rating Evaluation, che dimostra in modo eh, un, una tipica distribuzione di, di rischio, in cui abbiamo delle ottime aziende, fino alla triple B, delle aziende medie, ed è chiaramente la maggior parte, delle aziende che cominciano ad avere un certo tipo di rischio, okay, e delle aziende che possono essere considerate rischiose. È evidente che bisogna prestare attenzione, soprattutto alle ultime classi. Se ho delle esposizioni forti verso le ultime classi, devo fare di tutto per rientrare da quelle esposizioni, perché altrimenti... Potrebbero trasformarsi in un default e io dico sempre che un default nel rischio di credito viene sempre sottostimato, ma è estremamente importante perché? Perché si porta dietro un effetto leva. Cosa cerco di dirvi? Se ho una marginalità tipica nel mio settore del 10% e perdo un, eh, un milione di. Eh, di, 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 di credito, ok? Ho un effetto 10 per recuperare quello, cioè devo creare ricavi nuovi per 10 volte tanto, visto che ho 10% di marginalità, per eh, recuperare quel, quel credito che ho perso. Quindi questo è eh, estremamente importante e eh, deve essere sempre eh, tenuto sotto controllo. Andiamo, adesso, infine, alla normativa sulla crisi d'impresa. Uh, ci sono un bel po' di slide, quindi cercherò di essere. Eh, comunque conciso a me interessava di più farvi formazione su ciò che, eh, che è la parte eh, fondamentale cioè l'autovalutazione ma la normativa sulla crisi d'impresa imporrà autovalutazione alle aziende eh, questo perché? Perché un'azienda che eh, si rende conto con anticipo, in anticipo che eh, incorre verso una probabile insolvenza permette di informare la propria catena, okay? cioè i propri clienti, i propri fornitori, eccetera, eh, lo Stato e quant'altro, permette di, 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 di informare e quindi di gestire una insolvenza prima che questa sia troppo repentina e eh, è, è succeda un patatrack. Quindi che cosa va a vedere la normativa sulla crisi d'impresa che entrerà in vigore ufficialmente a maggio del prossimo anno? Ci va a vedere a tre elementi principali: il patrimonio netto, il calcolo del DSCR e l'indice della crisi. Andiamo a capire di cosa parliamo. Vi ho detto prima che il patrimonio netto, anche dal codice civile, è quello che garantisce ai creditori. Quindi, il primo segnale che bisogna controllare è che non sia negativo o al di sotto dei limiti di legge, okay? eh, secondo quanto stabilito dal, dal codice civile. E nel, nel caso in cui questo avvenga, chiaramente l'azienda deve ricapitalizzare. Se, e solo se, il patrimonio netto è negativo, perché già se, se, se è positivo, perché già se è negativo, l'azienda può essere definita in crisi, se solamente se il patrimonio netto è positivo, si va a fare il calcolo del DSCR. DSCR, DSCR sta per Debt Service Coverage Ratio, ed è un indice di sostenibilità del debito. Sostanzialmente è un po' simile al Quick Ratio, come vi ho raccontato prima, ovvero, però è fatto sui flussi di cassa. Si va a vedere se nei prossimi sei mesi i soldi che io incasso sono sufficienti a ripagare uh, i, 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 miei, i miei debiti, ok? Qua lo vediamo un po' meglio, uh, ovvero uh, il eh, DSCR è legato a un base di tesoreria, si va a fare una stima dei flussi finanziari futuri. Questo è un esercizio che se fatto manualmente può essere estremamente oneroso, ok? Uh, per fortuna vi sono degli strumenti che vi aiutano a fare questo, sia strumenti di tesoreria, sia strumenti che si appoggiano ai, ai, agli strumenti di tesoreria e eh, si va a controllare sostanzialmente quella che è la cassa iniziale e quella che sarà la cassa fra sei mesi, detta banalmente. Okay? Detto questo, si va a fare un rapporto fra quella che sarà la cassa fra sei mesi e il pagamento per il rimborso dei debiti finanziari. È evidente che se è maggiore di uno o, av o avrò abbastanza soldi per ripagare. Uh, I miei debiti finanziari, quota capitale, interessi, eccetera. Se è inferiore a 1, chiaramente questo denota incapacità uh, di uh, sostenere i debiti finanziari. E quindi il DSCR diventa un elemento, un, uh, un elemento unico, ma estremamente importante. Chi non fosse in grado di calcolare il DSCR può sempre utilizzare gli indici della crisi. Indici della crisi che sono stati definiti, verranno ridefiniti, quindi non vorrei perderci troppo tempo, perché quello che si sa è che verranno ridefiniti dal, eh, dall'ordine dei commercialisti nazionale, ma guardate, sono cose molto molto semplici, cioè si va a vedere, uh, vabbè, lasciamo stare il primo, guardate il secondo, il rapporto fra patrimonio netto e debiti totali, più rate di sconti passivi, sostanzialmente il leverage di cui abbiamo parlato prima. Eh, rap, per indice di ritorno liquido attivo, il rapporto tra cash flow e l'attivo sta e stato patrimoniale, quindi si va fa a fare una dimensionalizzazione del cash flow. Oppure indice di liquidità, di cui abbiamo parlato prima, uh, l'indice di evitamento previdenziale o tributario, qua si va fa a fare un focus, questo serve allo Stato, no? <ride> un, so un focus sulla somma dei, dei debiti tributari e debiti previdenziali. E. Um, Onestamente la crisi dice, gli indici della crisi dicono, l'azienda deve essere in equilibrio. Se voi seguite gli step che vi ho raccontato precedentemente e prestate attenzione, non serve neanche che guardate gli indici della crisi. Gli indici della crisi sono stati definiti in modo, infatti qua ci sono poi dei benchmark che vi riporto, questa, queste slide verranno, verranno condivise, eh, sono talmente, eh, è quasi talmente difficile rompere. I vincoli dell'indice della crisi, che veramente un'azienda che è in crisi, secondo eh, questa analisi, è una crisi veramente acclamata, ok? Quindi eh, acclarata, quindi ehm, una crisi molto, molto evidente. l'analisi, il deterioramento delle prestazioni aziendali, in realtà, è un qualcosa di ehm, eh, che viene visto molto, molto prima. Utilizzerei l'ultimo, eh, direi tre minuti prima di, eh, di lasciarvi eh, e eh, di, di, eh, di, di lasciare anche il tempo alle, alle domande. Okay? Eh, scusate, vorrei fare un attimo interruzione di condivisione e eh, farvi vedere invece eh, uno strumento giusto per farvi capire di cosa si sta parlando con l'indice della crisi. Uh, questo è uno strumento. Uh, adesso non ve lo faccio vedere perché l'abbiamo fatto noi, <ride> non, è, non è uno spottone pubblicitario, ma semplicemente per farvi capire che quanto abbiamo discusso oggi, da noi o da altri soggetti, verrà reso estremamente facile da utilizzare perché, come avete capito, sono strumenti eh, sono analisi complesse che devono passare per diverse fasi. Quindi, non solo analisi di dati patrimoniali e economici. Analisi del budget di tesoreria, ma creazione degli indici della crisi, fare una sorta di bilancio predittivo, analisi della supply chain, come vi ho raccontato, analisi della centrale rischi, sono tutti step che fanno parte di un'autodiagnosi della propria azienda e che sarà fondamentale fare in modalità precisa. Quindi, per fare in modalità precisa, non ci si può. Non affidare a degli strumenti automatici che non solo guardino ai dati storici, ma possono prendere i dati dal vostro gestionale e possano poi andare a eh, costruire eh, sul bilancio che avete chiuso mensilmente a maggio, giugno, luglio, eccetera, gli indici della crisi e tutto ciò che ne consegue. Questo diventa il cruscottino che vi consente di eh, essere certi che, guardate qua, gli indici di cui vi ho parlato, no? uh, indici di sostenibilità degli oneri finanziari, quelli che abbiamo visto prima nell'ultima slide, questi devono essere calcolati e da qua devono crearsi degli adattamenti automatici. Altrimenti, voi come imprenditori, ma così i vostri sindaci, così anche i revisori, incorreranno in dei problemi nel momento in cui eh, certe analisi e certi segnali saranno stati trascurati. Uh, Vorrei farvi vedere, al di là dell'analisi, dell vedete qua, molto molto semplice, quello che vi ho fatto vedere prima, no? clienti e fornitori, eh, mi piacerebbe farvi vedere la centrale rischi perché... Ops, perché la centrale rischi, eh, qua ne abbiamo caricata una a caso, eh, cioè questi sono dati, dati finti, anche, anche abbastanza vecchi, ma la centrale rischi è uno strumento fondamentale ma che ha decine o centinaia di pagine se non siete esperti vi mettete a leggerli vi perdete di conseguenza vi, vi, vi suggerisco dotatevi di strumenti automatici che facciano questa cosa qua cioè vi dicano se ci sono contestazioni se c'è stata tensione finanziaria se vi sono stati degli sconfinamenti e se sì quali eccetera e che vi consentano in modo automatico di tenere sotto controllo la vostra azienda se unite questo tipo di dashboard Ah, il fatto che potete richiedere la centrale rischi Banca d'Italia ogni mese, ogni tre mesi, quando vi interessa, la ricaricate, almeno avete una dashboard che vi controlla che col mondo bancario state tranquilli. Ecco ora, interromperei la condivisione. Ho visto che c'è una chat. Eh... Al momento non sono arrivate domande. Eh, okay. Ti ringrazio Mattia, è stato molto molto chiaro e molto... Uh, diretto nella, nella spiegazione. Un'unica domanda mia su, su quest'ultima dashboard: eh, si sì? carica in automatico caricando il file PDF che si prende dalla centrale rischi della macchina? Corretto. Okay. Corretto. Drag and drop c'è un, un OCR intelligente, diciamo così, okay? che non solo legge i numeri, ma poi li, li sa interpretare e crea anche delle. Eh, delle, delle frasi che ti, automaticamente ti commentano ciò che sta succedendo. Cosa fondamentale perché, come vi ho detto, è uno strumento eh, che non si può trascurare, ma che non è di facile lettura. Molto bene. E rinnovo l'invito ad approfittare del tuo tempo e della tua pazienza per chi è collegato. E quindi, se ci sono domande, curiosità, interventi da fare, siamo. Eh, a disposizione, Mattia a disposizione visto che io non ho le competenze per poter dare alcuna risposta e vi ricordo come ho scritto in chat che eh, le slide verranno messe a disposizione, vi verranno inviate in giornata a, a chi si è iscritto naturalmente eh, tramite Eventbrite quindi di cui abbiamo la disponibilità dell'indirizzo email e lo stesso video verrà caricato eh, sul nostro canale YouTube in giornata credo e quindi eh, da, da oggi pomeriggio ci sarà la possibilità di rivedere e di condividere eh, la, la lezione eh, fatta c'è una domanda se vuoi leggerla direttamente tu eh, Mattia se no te la leggo non so se la vedi. no la leggo, la leggo come valutare le start up che non hanno ancora depositato un bilancio allora è chiaro che ehm, il tema crisi di impresa per le start-up vale, vale poco, nel senso che eh, vale per un'azienda che è già sostanzialmente attiva e che comincia a creare dei bilanci. È chiaro che poi la start-up mese dopo mese comincia a crearsi il bilancio e può caricarselo. Quindi per autovalutazione, cioè, rispondere così, dividendo la, la risposta, per autovalutazione già con i primi mesi di bilancio tu hai già un, un, un indicatore, degli indicatori puoi, puoi benchmarcarti, anche se il termine è brutto e quindi comunque consiglierei di, di seguire questa strada da un punto di vista del, del rating le agenzie di rating non possono dare un rating alle società startup perché devono poter osservare uno storico da un punto di vista eh, diciamo più bancario e, oppure di, come so io, da investitore ciò che si guarda in una startup mediamente è eh, il, il, il business plan e poi l'aderenza mese dopo mese al business plan, ovvero che ciò che è stato promesso in qualche modo venga seguito. Quindi ancora una volta, numeri, numeri, numeri. Uh, mi dispiace, ma nonostante startup, poi alla fine uh, l'aderenza al numero rimane, rimane forte. Abbiamo ancora due minuti se volete. Grazie a te Alessandro che hai fatto, che hai fatto la domanda. E quindi Mattia, l'obbligatorietà degli strumenti di autovalutazione eh, verrà, sarà eccessiva Second nel, nel prossimo periodo? Sì, purtroppo in Italia siamo sempre abituati a sbatterci il naso quando ci arriva la legge. No? Cioè, secondo me l'obbligatorietà dell'autovalutazione dovrebbe esserci già. E mi sono trovato a scontrarmi con Confindustria ed altre, ed altre associazioni di categoria perché dicevano ma come c'è stato il covid anche questa incombenza secondo me è proprio nel periodo in cui le cose non vanno bene che bisogna dotarsi di strumenti di autovalutazione non solo, faccio ancora un pezzettino eh, al momento banche e istituzioni hanno tenuto gli occhi chiusi hanno aiutato le aziende con liquidità questa eh, orgia di liquidità finirà prima o poi, di conseguenza sarà necessario eh, prestare attenzione perché si ritornerà al, al vecchio adagio che la banca ti dà l'ombrello quando, quando c'è bel tempo e se lo riprende quando piove. Quindi auto, autovalutazione sarà fondamentale. Eh, e dopo rispondo alla, alla domanda. E quindi, sì, effettivamente, secondo me oggi uno dovrebbe adottarsi dello strumento, ma per se stesso, non perché sono obbligato. L'obbligatorietà partirà a maggio. Quindi comunque, essendo che parte a maggio, mi doterei dello strumento oggi per evitare di arrivare impreparato a maggio. Ma lo strumento, secondo me, deve essere adottato a priori. Le banche danno un peso anche agli affidamenti non utilizzati? Non c'è una risposta gener generica, generalizzabile, perché eh, alcune sì e gli danno un peso positivo. Eh, Tant'è che c'è gente che chiede eh, fidi e poi non li utilizza. Okay. <ride> e banalmente, perché per avere un reti migliore. È un po' trovato, trovato il. non so, eh, ti, ti inventi l'inganno quando hai capito la regola, no? E ci sono banche invece che danno, non danno un peso, o banche che danno addirittura un peso negativo, perché? perché a quel affidamento magari hanno dei costi associati se tu non lo utilizzi. Gli girano le scatole. Quindi in realtà purtroppo Alessandro, immagino, non ho una risposta da darti perché non, non è generalizzabile, beh, dipende da banca a banca. È più una strategia quasi commerciale che, che di, di puro rating. Molto bene, abbiamo sforato le 10 di un minuto, ma se c'è ancora qualche ultima curiosità, io direi che possiamo prenderci ancora qualche minuto, altrimenti. Ci... Sì, poi una... mi rendo disponibile anche a rispondere a, a email dovessero arrivare. Eh. Eh, non, eh, non, non chiudiamola qua. Eh, penso che faccia parte sempre di, quella, di, di, quel, eh, così, di quello spirito che ci lega in questi giorni di educazione finanziaria. Eh, visto la tua disponibilità ti prenoto io per i prossimi mesi e faremo sicuramente degli altri dai facciamo altri soprattutto, webinar soprattutto uh, 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 man mano che ci avviciniamo a un'effettiva obbligator obbligatorietà di questi, di questi strumenti per continuare a fare sensibilizzazione in tema e soprattutto per quanto riguarda le aziende del nostro cluster del settore ICT ma poi sono temi che riguardano assolutamente tutti per cui facciamo un servizio uh, di ampio spettro mm -hmm. Bene, direi che non ci sono più domande eh, quindi... No, vedo che sei stato uh, sufficientemente esaustivo Oppure li oh, io... <ride> <ride> Dai, ringraziamo allora Ok, ringrazio Armando per i complimenti eh, a te, ma poi di conseguenza li prendo anche come, come nostri di Teddy, quindi vi, sì. vi ringrazio. E ringrazio i partecipanti perché era un orario un po' insolito, solitamente non, non siamo abituati a fare webinar a quest'ora del, del mattino, e vi ringrazio per la partecipazione, per la disponibilità ad ascoltarci. Ringrazio nuovamente Mattia e Modfinance che e sono stati loro. A promuovere e a darci l'idea di, di organizzare un evento di questo tipo all'interno del mese dell'educazione finanziaria. E, e quindi a questo punto direi che ci, ci risentiamo ci alla prossima occasione. Grazie, grazie a voi che avete ascoltato. Grazie Francesco. Ciao Mattia, buon lavoro ciao. e buona giornata. Ciao, ciao, ciao.